Per me è nato da questo, dal desiderio, uno, di scrivere in effetti della scuola, perché ci sono degli elementi autobiografici, anche se poi vissuti con maggiore aggressività rispetto a quanto sono buoni. Però andando veramente in 24 scuole diverse in certi periodi, in pochi mesi, a me sembrava di avere, come dire, un panorama eccezionale, un punto di osservazione eccezionale. Mi sembrava, e comunque raro, no? Perché di solito uno va in una scuola da solo, in due, tre, ma insomma non così tante. E quindi il primo impulso era questo. L'altro è che in effetti, essendo io un appassionato di giri a piedi per le colline, quindi i due ambienti nascono semplicemente da una mia vera frequentazione. Uno la scuola, due le colline e il bosco. E volevo raccontare una storia, cioè cominciando a scrivere, poi a me viene quasi sempre di accumulare materiale, no? E forse potrei un giorno invece riuscire a scrivere una storia unitaria con un solo elemento base, come mi suggeriscono diversi competenti, per esempio Marco Vicchi. Infatti poi gli chiederemo come si fa a scrivere una storia unitaria, è stata la mia domanda. Però io tendo in effetti incontrollabilmente a accumulare elementi, perché per me sono uniti naturalmente. Per me è interessante il fatto, anche se ho avuto il dubbio di fare un libro sulla scuola, però d'altra parte, per un'altra parte di me, sono uniti, no? Perché in effetti poi convivono nella mia esistenza. E quindi nasceva da questo bisogno di raccontare un mondo, un altro elemento ancora, ecco, diciamo gli elementi, di raccontare questo impoverimento, la sensazione di impoverimento che quasi tutti questi i protagonisti del libro lì hanno, no? E quindi si danno a espedienti vari di questo tipo. Gira per le colline, ma ruba anche giocattoli nelle ville dei ricchi, no? Esatto, questo non è un elemento autobiografico. Anche se esatto, vorrei chiarire che non lo fa. Perché non saresti qui in questo periodo. Esatto. Anche se l'idea era venuta veramente. Mi dicevo, guarda, questi giocattoli sono un pezzo. No, l'ho fatto pochissime volte. L'ho fatto pochissime volte e comunque non sono stato preso. quindi l'altro elemento era questo. L'altro ancora, da cui nascono un po' le Madonne. Uno è semplicemente. Che ti fai? È che mi fa? È che in effetti un argomento per me di grande interesse, no? È la tendenza delle persone oggi, ma probabilmente questo vale per tutte le epoche, non lo so. Non dico che vale solo per oggi, ma la tendenza che io registro è la fatto che le persone credono a qualsiasi cosa. No? Sono pronte, se ben presentato, a credere a qualsiasi cosa, quindi dall'apparizione miracolosa, che naturalmente poi nelle colline toscane è una grande tradizione, e per questo per me era un elemento, diciamo, tra virgolette, reale, interessante. La Madonna, come il fatto che quando ero piccolo, nei tabernacoli, almeno nelle campagne dove frequentate, non c'erano più Madonna. E poi a un certo punto li ho visti riapparire, e questo anche, ho visto i tabernacoli di nuovo occupati dal legittimo occupante, però nuovi, diciamo, la stessa pulitria. E questo per me era un tema, pur non essendo, o forse proprio perché come protagonista non sono religioso, mia mamma in effetti mandava via il prete, dicendo noi non ne abbiamo bisogno, proprio per questo ho un senso di fascino esotico, diciamo. Madonna, mi sembra una presenza. Infatti sono Madonna, non si sa se sono veramente Madonne. Il protagonista le percepisce come Madonne e i personaggi parlano di Madonne. Non è detto che siano veramente, infatti sono le Madonne, mentre di solito è la luna, capito? E vorrei chiarire una cosa che mi ha molto colpito. Abbiamo fatto l'altro giorno una presentazione con Mario, mi sono dimenticato di dire questo concetto fondamentale, che il titolo che io avevo pensato era Le Madonne della Collina, no? Le Madonne della Collina, perché le colline oscure benissimo, però secondo me è inesatto, perché sono oscure ma anche luminose queste colline, non solo oscure, ma tutti quelli a cui io ho proposto questo titolo hanno interpretato le Madonne come bestemmie, no? Si usa della Madonna. Nessuno ormai, almeno da quelli che frequento io, tutta gente veramente pensa all'origine prima la Madonna, cioè, prima di tutto è Maria. E comunque non dicevo per finire il ragionamento. Tirare le Madonne. Sì, tirare a tutti, a volte eri presente anche te quando un altro chi era Floris,
Allora, insomma, comunque una volta lui disse, sì, le madonne, le bestemmie, insomma, nessuno che io conosco pensa, la Madonna chi è? Calafuori Gesù, chi è Gesù? È Gesù, no? Dice tutti, ah, bestemmie. È plurale. E forse è per quello. È plurale, probabilmente. Infatti, quindi è stato scelto. L'aneddoto dell'allusione. Ah. Insomma, per finire il ragionamento, un altro elemento per me attraente è proprio il fatto del fatto, questo fatto che le persone tendono a credere a tutto, e quindi a ogni tipo di miracolo. E c'è una setta o comunque un'associazione americana descritta nel libro che sembrerebbe una descrizione visionaria in effetti, no? E invece sono esattamente i miei vicini di casa, no? Per cui le persone possono credere, ripeto, a qualsiasi cosa. Io citavo l'altro giorno, l'ho cito ormai e poi con questo basta, per dire soggetti prima del libro, un esempio tra, che mi viene, che non è nel libro, così almeno, che mi viene da una persona che io stimo, quindi poi mi viene da scherzare su questa cosa, una persona che io stimo, una persona colta, eccetera, che non sento da tanto tempo, e lei mi chiama e dice, pronto, sai, io non sono più tale tale, io sono ora tribuno, anzi, vado alla tribuna della plebe, tribuna della plebe, complimenti. Sì, perché sai, noi vogliamo rifondare l'antica Roma, no? Vogliamo rifondare, dico io, giusto, faccio io, ma sai, ora mi sbilancio, chi non vorrebbe rifondare? E rifondare l'antica Roma. Hai detto ci ha provato di nuovo. Cioè, esatto. No, perché dice, e questo magari avrà ragione, dice, sai, il monoteismo ha fatto tanti danni, guerre, violenze, no? Ma si stava meglio quando c'era il politeismo. Cosa che è difficile anche da dimostrare, però insomma, però diciamo, noi vogliamo rifondare l'antica Roma. Io faccio per citare una cosa che sembra surreale, invece ti è caduto. Andrebbe dedicato un romanzo solo a questo. Saltava spesso le lezioni per andare in chiesa, il luogo più esotico, dato che veniva da una famiglia poco pia. Sua madre, quando arrivava il povero Don Masotti cercando di benedire qualcosa, che so, se non la casa intera, almeno i fornelli o il frigorifero o il bidet, sua madre, insomma, preferiva lasciare indemoniato perfino lo stuoino e bloccava il prete sulla soglia dicendo, tranquilla ma ferma, grazie, non ne abbiamo bisogno. E allora, proprio per questo, quelle chiese dove si rifugiava per 5 ore atemporali erano un luogo suo e solo suo. In tutta la storia dell'Occidente le aveva scoperte lui e solo lui, e questo gli dava un brivido, un senso di magnificenza e anche di peccato. Per 5 ore parlava tranquillamente con Dio, il quale era il garante delle sue forche nel tempo galleggiante. E le chiese erano come miniere preziose, erano caverne immense e segrete nella montagna. Le opere d'arte gli sembravano fenomeni naturali, roba sborgata dalla terra. Per questo gli piacevano. Beh. Grande.